Ciao, come ti chiami? E Alfonso, te che fai qui? ma io ho un progetto, voglio andare a fare la maratona di New York con tutti i ragazzi del centro, l'Albero delle Storie di Cagli, che è un centro di disabili, e con me nella maglietta voglio portare loro. Questo disegno l'ha fatto un ragazzo del Come si centro che si chiama? chiama Claudio. Mia sorella va a questo centro per disabili di Cagli e quindi nel cuore per le strade di New York voglio portare anche loro con me. Beh, nel cuore piuttosto nelle gambe, io direi che te le stai portando. Sì, anche nelle Allora, gambe. te vuoi correre nelle gambe per correre perché? Perché diciamo, io mi sto allenando da un anno per la maratona. E da 2 anni abbiamo in mente un progetto che questo centro socio-educativo diurno di Cagli diventi anche proprio un residenziale, cioè un centro dove possono anche alloggiare, che diventi un qualcosa di sicuro per le famiglie, anche dopo che magari i genitori non ci saranno più a proteggerli, quindi che diventi un'istituzione. In fondo quello che mi stai dicendo è che parecchi ragazzi che sono venuti per primi al centro nel 98 adesso sono arrivati in un'età tale che i genitori sono diventati anziani Certo, e adesso hanno paura per il futuro per dei il loro ragazzi. futuro, parlando con delle persone, io in prima persona posso dire questa cosa perché io e mia sorella purtroppo siamo rimasti senza i genitori, Com'è la quindi. tua giornata con tua sorella? Ma la mia giornata è come credo tutte le giornate fra fratelli, ci vediamo spesso perché abitiamo insieme, però ognuno ha i suoi spazi, quindi ciao che fai, ciao che fai, e ognuno ha le sue cose, ecco, perché fortunatamente mia sorella, grazie a questo centro, ha una vita sua. Il Una vita sua, ma il sabato e la domenica non c'è il centro. sabato e la domenica non c'è il centro, sta con me, sta con le zie, sta con i cugini, con gli amici, mi aiuta in cucina quando facciamo delle cose, E vabbè. dipende.